tutti, siamo con Francesca Mosetti, un'artista di strada. 10 maggio 2014, mi suggeriscono qui accanto, e c'è una protesta, giusto Francesca? Sì. Perché tu da parecchi anni, possiamo dire tra virgolette, lavori qui, dipingi qui. Sono esattamente 10 anni. Però c'è una protesta, alcuni stanno facendo anche lo sciopero della fame, proprio perché mi dicevi non c'è da tanto che nasce un bando per darvi la possibilità di lavorare serenamente qui a Piazza Navona, la regina, no, delle piazze a Roma, quello soprattutto per gli artisti, no, sì, dei pittori, possiamo, sì, chiamarli così. Appunto, puoi spiegarci un po' com'è la situazione? La situazione è che aspettiamo il bando, esattamente dal 2004, e abbiamo richiesto più volte l'apertura dell'albo dei pittori al comune, non è stato aperto perché si apre con l'uscita del bando. Noi ci assumiamo la responsabilità, il 50% nostro, della massima occupabilità della piazza, del degrado, così chiamato degrado urbano, ma il comune non si vuole in nessun modo assumere la responsabilità del fatto che sono 10 anni che non esce un bando pubblico, per cui è una cosa pubblica, può partecipare chiunque. Come mai non esce questo bando? Qual è il motivo? Non si sa. Non si sa. Noi siamo qui in protesta da lunedì e stiamo aspettando che Marino, io ho chiesto, in un'intervista ad un meridiano, ho chiesto l'intervento di un funzionario del comune o del Campidoglio che viene qua a spiegarci perché in questa piazza no. Quindi un appello a un assessore, no? Aperta, Piazza di Spagna aperta, i Bangladesh e gli abusivi. Ah, quindi tu denunci, tanti hanno neanche il permesso di soggiorno e non gli si dice nulla. Io non so adesso se loro... Tu invece che sei, per esempio, no, però dico, però... io sono qui su questa piazza da 10 anni, mi chiami abusivo. Sì. E mi chiami abusiva, esattamente come tante persone che sono sul territorio e scappano quando devono vedere la polizia. Non voglio scappare quando vedo la polizia. Certo, vorrei lavorare tranquilla. Certo, in regola. Tu però mi dicevi che comunque paghi l'occupazione del suolo pubblico. Noi paghiamo l'occupazione pubblico del suolo pubblico. E in cambio di che? Di scappare quando arriva la polizia? Quindi perché se arriva rischi una multa, mi dicevi un verbale da 5.000 euro addirittura. Sì, 5.164 euro. L'occupazione del suolo pubblico è correlata con un permesso, una licenza. E mi spiegavano prima che ci sono alcuni che però hanno avuto il permesso, mi sembra, tramite il tribunale. Perché in base a un sequestro o ad altri eventi loro hanno fatto una causa. E al TAR, il TAR li ha sospeso, nel senso che loro fino al nuovo bando possono esercitare. Ah, poi dopo fino si vede, ah, ecco. Però dico, quando uscirà sto bando? Fra un altri 20 anni loro lavorano e noi stiamo fra i disoccupati? Bene, quindi un appello è che venga fatto questo bando per voi artisti per stare... A meno che non venga fatto io dico, non viene fatto il bando, noi siamo abusivi, come ci chiamano loro, dal 2004. Perché non farci mangiare adesso? Hai deciso di far uscire il bando a ottobre? Benissimo. Da qua a ottobre dacci la possibilità di lavorare. Perché ce la togli così? Almeno pro tempore o un qualcosa per... Ci fai un permessino in modo tale che ci sono a i controlli. A tempo determinato. Anche perché voi, insomma, di fatto state qui da anni. Quindi avete... E siete anche, diciamo... un parte integrante di questa piazza. Io penso di sì. Quanto piace. Guarda, noi abbiamo fatto una raccolta firme. Anche perché sembra vuota poi senza... Ecco, noi abbiamo fatto una raccolta firme che non è nulla. Per dirti, ci stanno aiutando. Sì. Ci stanno aiutando, ci stanno sovvenzionando. Sciopero della fame. Voglio dire, tante cose, tanta gente. Borse, occhiali sì, pittori e Piazza Navona no. Va bene. Le mail, ricordiamo le mail. Giovani pittori Piazza Navona @gmail.com oppure il gruppo su Facebook Navona Young Art Giovani Pittori Piazza Navona. Grazie Francesca, grazie, buon lavoro, grazie. Grazie. Ciao.